Buonasera amici di Nova News 24 al Grande Fratello VIP. Le novità si susseguono. Nuovi ingressi al GF VIP 7 da Jessica Selassie, Alex di Davide Donadei. Vediamo cosa sta succedendo. Alfonso Signorini sta scaldando di nuovo i motori. Nuovi ingressi al Grande Fratello VIP 7. L'annuncio di quello che è il gossip del GF VIP, tre arrivi, ma non si tratta di concorrenti. Attenzione, grande novità al Grande Fratello VIP. Pare che Alfonso stia per introdurre nella casa nuovi elementi che potrebbero fare la differenza nelle prossime settimane, ma sembra essere proprio uno scoop quello che vede proprio l'ingresso della grande vincitrice dell'anno scorso, Jessica Selassie, al Grande Fratello VIP. Il giornalista e autore televisivo Parpiglia ha rivelato che presso al Grande Fratello VIP faranno il loro ingresso altri volti noti, alcuni dei quali legati a concorrenti già presenti nella casa. Non si tratta però di nuovi concorrenti, attenzione, ma di ospiti. Quindi dal 4-5 febbraio sono previsti nuovi ingressi, che saranno però ospiti e non concorrenti, questo ci teniamo a precisarlo. Di chi si tratta? Come detto, Jessica Selassie probabilmente rifarà il suo ingresso nella casa da concorrente a ospite, super ospite aggiungerei, perché ha vinto lei il Grande Fratello VIP dello scorso anno. E poi Matteo Diamante, anche Chiara Rabbi, un ex di Davide Donadei, potrebbe essere uno di questi ingressi a cambiare proprio le sorti del Grande Fratello VIP. Se la prima è la vincitrice dello scorso anno, come detto, Matteo Diamante è invece l'ex di Nikita Pelizzon, nonché amico di Giorgio Ciupilan, che in più occasioni ha lanciato stoccate ai due sui social. Chiara è invece l'ex fidanzata di Davide e i rapporti tra loro non sono idilliaci dopo la rottura arrivata alla fine di un percorso insieme a uomini e donne. Insomma, si tratta di tre ingressi che potrebbero scatenare un bel po' di nuove dinamiche nella casa più spiata d'Italia. Amici di Nova News 24, diteci cosa ne pensate di questi tre ingressi stellari, come direbbe Valeria Marini. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.